Sì, Buonasera a tutti. Ho il gradito compito di parlare per prima e cercherò quindi di non prendere moltissimo tempo per presentare questo bel libro, La nascita di una collezione, Gli Ercolani a Bologna, 1718-1773, dell'amica Barbara Gelfi e sono qui al tavolo con me. Gli amici, professori, accademici, carissimi da molti anni, lo dobbiamo dire, siamo amici da molti anni, quindi noi abbiamo una storia più lunga di quella di Barbara alle spalle, esperti ovviamente sia della storia dell'arte, diciamo, nella sua configurazione globale, sia della tematica specifica del collezionismo, che è la tematica di fondo naturalmente di questo libro. E rispettivamente il professor Daniele Benati, che tutti conoscete, la professoressa Raffaella Morselli, che non è cattedratica bolognese, ma che Bologna la conosce molto bene, dirò poi perché. Allora, noi volevo partire forse da una notizia che i bolognesi conoscono da più tempo, che si riferisce in parte a quella che fu la collezione Ercolani. Qui ci sono molti storici dell'arte, quindi sono, diciamo, più pratici di questa storia. Ma in verità il pubblico vasto, al quale tutto sommato io credo questo libro possa veramente piacere, perché è un libro specialistico, ma è anche un libro che si legge tutto d'un fiato e credo che possa avere una divulgazione più ampia, io me lo auguro davvero, hanno conosciuto o hanno, diciamo, praticato in qualche modo la collezione Ercolani, cominciando, come dire, da un destino finale di una parte di questa collezione. Faccio riferimento naturalmente alla mostra tenuta nel 2002 che si chiamava La quadreria di Gioachino Rossini, 1883. La sorte di quei 38 quadri che poi passarono a Pesaro, che fu Comune di Pesaro ereditò naturalmente i beni Rossini, di Gioachino Rossini, fu la seconda moglie, Olimpia Pelissier, che in memoria del marito, per volere del marito, non destinò a Bologna questi quadri che tornarono in quell'occasione. E quella fu la prima occasione, non per delineare la storia globale naturalmente di questa raccolta, non era quella l'occasione. Ma comunque c'erano, diciamo così, alcuni lacci che collegavano quei 38 dipinti, in verità provenienti dalla raccolta di Maria Malvezzi, che è personaggio estremamente importante, ma non della genealogia diretta degli Ercolani, e quadri che finirono per andare, diciamo così, nella direzione francese, perché allora Rossini abitava a Passy, vicino a Parigi, per colmare un debito che l'allora marchese aveva contratto con Rossini e che non aveva onorato, quindi, come dire, risaliva a un fattaccio in qualche modo, diciamo così. Ebbene, da lì c'è stato questo primo approccio alla raccolta Ercolani. Per quanto mi riguarda, se negli ultimi decenni io stessa poi ho frequentato la famiglia, ho frequentato gli amici seduti a questo tavolo e quindi, come dire, ho imparato dal vivo tante cose, devo dire che gli Ercolani, la famiglia Ercolani e la loro raccolta sono ben riconoscibili all'interno della più grossa collezione bolognese di dipinti seicenteschi, che è la Pinacoteca. Già quando entrai, ero appena laureata da pochi anni e rimanevo incantata dal primo acquisto che aveva fatto Cesare Gnudi nel 1955, ed era quella Flagellazione di Guido Reni, l'ultimo periodo, il periodo, diciamo, pallido, il periodo fluido, il periodo in grigio, se vogliamo. Poi la Pinacoteca si arricchì nel 97, qui per volere allora di Andrea Emigliani, di un'altra pala straordinaria che era stata della raccolta Ercolani, e cioè l'apparizione della Madonna a San Francesco, databile intorno al 1642-43. Dico bene, Daniele? Ecco, le datazioni sono quelle.
Dunque, gli Ercolani sono sicuramente, come dire, vorrei dire gli attori di questa pubblicazione, perché è una pubblicazione che ha molti elementi. E io l'ho letta in questo modo. Ci sono naturalmente gli attori e sono gli Ercolani, Marcantonio, vi dico anche le date, così li contestualizziamo nella storia bolognese, eh? E Marcantonio 1709-1772, poi il figlio Filippo, nato nel 36, morto nel 1810, quindi siamo in periodo post-napoleonico. Sono gli attori su un palcoscenico estremamente interessante della città felsinea, non tanto e non solo come centro propulsore delle arti e produttore, diciamo così, di prodotti artistici da esportazione. Questo lo era stato anche nel secolo precedente. Non mi dilungo su questo perché Raffaella Morselli ha già affrontato questi temi. Ecco perché, ripeto, non è certamente nuova, qui a Bologna, da noi. Ma c'è tutta la regia di questo volume è affidato a Barbara Gelfi, che quindi, come dire, ne traccia la scenografia, ne traccia il contesto, traccia la storia di questi personaggi, devo dire piuttosto affascinanti. Personalmente devo dire che Marcantonio Ercolani, che io peraltro ho sentito in qualche modo raccontare anche dall'amica Claudia che è seduta qui davanti a me, mi ha sempre molto affascinato questo personaggio. Pensate che il figlio dice: cavaliere di bellissima presenza, di molto ingegno e nelle arti cavalleresche eccellente. Beh, certamente qui siamo, come dire, un po' alla fine, no, di quella civiltà che poneva in fondo ancora la cavalleria al primo posto, perché è un personaggio, insomma, è un viaggiatore, è un personaggio avventuroso, assolutamente esuberante, è spregiudicato in certe cose, è un giocatore, è uno sperperatore di denaro, ma è sempre fortunato in qualche modo. Perché? Perché arrivano dei lasciti, perché arrivano delle eredità, quindi riesce a compensare continuamente questi disavanzi, diciamo così, del bilancio familiare dinastico, E non mi soffermo su questo, sarà Barbara naturalmente che parlerà di questo, o Daniele, fino a che riesce anche a recuperare tutto il patrimonio del cugino, importantissimo cugino, che era alto dignitario e ambasciatore alla corte di Vienna, perché la caratteristica principale di questo casato bolognese è proprio quella di avere un legame fortissimo, importantissimo e anche fruttuoso, ma che nello stesso tempo genera debiti, perché naturalmente essere, come dire, grandi personaggi alla corte di Vienna esige anche tutto un apparato, un'appariscenza, diciamo così, che costa denaro, non c'è alcun dubbio. Ma è anche imprenditore, quindi è un uomo di ingegno. Mi ha ricordato un po', e credo forse di non sbagliare, se dico che è un personaggio, è un libertino sostanzialmente, non della stessa specie del libertinaggio francese dell'epoca di Maria Antonietta, certamente, però assomiglia molto a questi personaggi che hanno una vita incredibile. Il figlio Filippo, più giovane naturalmente, è diverso, è un sognatore, un erudito, studia al Collegio dei Nobili di Modena perché la zia è dama di corte degli Este, ed ecco l'altro aggancio, diciamo, aristocratico, che ha sicuramente anche portato Filippo a una meditazione su quello che era stato il collezionismo aristocratico e che cosa poteva essere sviluppato e diversificato all'epoca sua. Viaggia continuamente, sta a Roma, ma va a Napoli, visita Pompei, Ercolano, quindi è molto pratico, si dedica alla poesia, con lo stupore della zia che non lo vede giovane, diciamo, assestato, lo considera un grande sognatore e niente più. Va alla corte di Vienna, va alla corte di Dresda, ci va in un momento un po' particolare che c'è la guerra dei sette anni, ma insomma, diciamo, si rende conto di tutto quello che è questo patrimonio essenzialmente pittorico, intendiamo, parliamo di quello,
sia delle corti principesche o aristocratiche italiane ormai in via di completo disuso, perché all'epoca è già stata venduta la collezione d'Este. Il povero padre Gherardi aveva costruito un magnifico catalogo delle pitture del duca, non sapendo che per il duca quel catalogo sarebbe stato l'inventario della vendita. In effetti fu un inganno, ma era già stato venduto nel 1747. E poi c'è la questione Farnese, quindi le grandi collezioni dei casati emiliani sono già tramontate e si risorge allora attraverso un'aristocrazia di cui i due personaggi sono evidentemente i protagonisti, una aristocrazia diversa, diciamo non di profilo altissimo come naturalmente il casato imperiale eccetera o il grande elettore di Sassonia e re di Polonia, ma comunque di un'aristocrazia molto libera, imprenditoriale ormai, che crede giustamente che nell'arte, nella dotazione, diciamo così, artistica e collezionistica risieda lì, come dire, l'immagine del grande prestigio del casato, e così sarà in effetti. Poi c'è la storia sullo sfondo, che è la storia del mercato dell'arte e di tutti i personaggi che ruotano nella Bologna di metà Settecento e fino quasi alla fine del Settecento, che è una storia in parte nota, in parte non nota. Ci sono alcuni personaggi che conosciamo tutti, che sono i cosiddetti procacciatori, diciamo. Ci sono naturalmente i pittori restauratori che fanno anche gli agenti, ma c'è Pagani, che è abbastanza celebre, che è invece la gente, diciamo così, la gente particolare degli Ercolani. Ma io credo che il protagonista veramente assoluto di questo libro non sia altro che tutto il settore documentario. Quello è il vero protagonista di questo libro, sul quale l'autrice ricostruisce, leggendo attentamente le carte, naturalmente carte che deve leggere in maniera approfondita, sia nella, come dire, specificamente, sia in confronto e in parallelo con altri documenti. Ebbene, sta lì naturalmente il grosso di questo libro, e secondo me sta lì anche un po' la virtù di questo libro, che è una virtù che assomma molte delle pubblicazioni sul collezionismo degli ultimi 20 anni. Qui a Bologna sapete che questi studi, diciamo, hanno un buon background. Io non voglio fare qui naturalmente la storiografia in riferimento a quanto sto enunciando, però posso fare a meno naturalmente sulla scia, sullo sfondo mettiamo sempre gli studi di Haskell, quelli diventano, come dire, è un obbligo, diciamo così. Però dall'87 al 97 abbiamo degli impegni molto forti, soprattutto poi per quello che riguarda il 600 e tutta la fase caracesca, la prima, la seconda e la terza generazione di Caraceschi. Raffaella Morselli l'ho citata, non posso non citare Olivier Bonfait, che ha fatto moltissime pubblicazioni su questo, anche sulla scorta di scritti pubblicati che si riferiscono anche agli Ercolani, perché qui naturalmente si tratta di un materiale inedito e sta lì, diciamo così, la virtù del libro. Non posso non citare due cose. Prima, il grande impegno dal 1967 al 96 di Andrea Emiliani, naturalmente a capo della Pinacoteca Nazionale. Debbo citare anche la prima cattedra di museografia che viene istituita al DAMS, e il collezionismo ne è una parte, quindi voglio dire, bolle in pentola, insomma c'è molta carne al fuoco, diciamo così. Le pubblicazioni curate sia dalla sovrintendenza sia dall'allora Istituto dei Beni Culturali sugli storiografi e gli autori della letteratura odeporica bolognese, romagnola ed emiliana. Credo che queste siano fonti indispensabili
non fosse altro perché una in particolare, che è abbinata alla figura di Marcello Retti, che è stato ovviamente un grande, le sue procedure di indagine sono alla base sostanzialmente anche della costruzione di questa quadreria, di questa collezione. Bene, tutto questo enorme fervore che parte inevitabilmente dagli anni 70, il decennio 70-80 è stato il più fruttuoso che noi abbiamo avuto sicuramente. 80 e 90 sono stati decenni che hanno in qualche modo stabilizzato, ampliato e anche fatto conoscere il patrimonio bolognese. Certo, quello più di estrazione ecclesiastica, quello più di estrazione pubblica, ma già allora si affacciavano, se non in maniera predominante, però in maniera molto proficua, le quadrerie private. Ecco. Poi un'altra cosa vorrei citare a proposito degli anni, in questo caso 80 direi, e soprattutto 90, cioè la ripresa degli studi del metodo venturiano. Quando io studiavo all'università, avevo per maestro Momi Arcangeli, Daniele Benati aveva Carlo Volpe, però i nostri maestri, che disquisivano molto spesso anche in maniera accesa, però molto leale, erano, maestri di quel carattere, di quel settore, insomma, della storia dell'arte che noi oggi ancora possiamo forse definire puro visibilista, cioè l'occhio era forse la parte predominante che c'era. Poi c'era tutta la letteratura artistica, naturalmente, che bisognava conoscere, però il documento in quanto tale non era il primo elemento che veniva in mente. Io non mi ricordo di avere assistito a delle lezioni di Arcangeli in questo senso, tant'è vero che quando si scoperse un documento importantissimo a Venezia relativo al modellino della Fontana dei Fiumi, te lo ricordi, che lo scoprissi in La Zambon, il modellino dei fiumi, naturalmente riferisco a Bernini, facemmo tutti un o' di meraviglia, dicemmo: ma guarda che cosa si scopre negli archivi, si scoprono delle cose interessantissime, e cominciamo tutti ad appassionarci a questo, insomma. Ecco perché, ripeto, è importante la ripresa di quello che è il rilancio del metodo venturiano, cioè di Adolfo Venturi, e la ripresa quindi degli studi collezionistici dagli archivi. Io ricordo bene, per avere fatto un convegno a Modena proprio sugli anni della formazione di Adolfo Venturi, e c'era un catalogo di questo convegno, la presentazione fu di Ezio Raimondi, mirabile, devo dire la verità, ed Ezio Raimondi parlava proprio della metodologia venturiana, di un fervido periodo post-unitario, mappa erudita delle storie artistiche regionali, pubbliche e private. Un disegno che nasce dall'osservazione della prassi quotidiana sul fondamento sicuro di una didattica esemplare e di un'impiccabile efficienza amministrativa. Ricordiamoci che da Adolfo Venturi nasce sia la direzione delle belle arti sia la prima cattedra di storia dell'arte. Quindi è il momento in cui, c'è un maestro, un fondatore, dal quale poi si diramano le due strade che spesso e volentieri forse non hanno confluito sufficientemente in maniera efficace poi in quella che noi chiamiamo tutela, ma comunque questo è un momento importantissimo. Ebbene, Venturi cosa fa? Fino da giovane lui va a studiare negli archivi, tant'è vero che il padre, del catalogo del catalogo di un museo italiano, che è la Regia Galleria Estense, è tutta costruita su documenti d'archivio. Non c'è nulla che non sia stato scoperto in archivio. Certo, da allora poi gli arricchimenti sono stati tanti, e sulla scia venturiana poi continuano tutti gli stessi documenti che sono emessi da una direzione generale alla fine dell'Ottocento e che costituiscono gli elementi poi delle prime grandi quadrerie aristocratiche romane e non romane, e sono tutti documenti d'archivio. Quindi la grande virtù sta lì, e c'è questa ripresa, e mi pare che l'autrice abbia ben ferma, questa
questa traccia, che è una traccia importantissima dalla quale ormai, diciamo, nessuno studioso di storia dell'arte e del contestionismo può esimersi, naturalmente. Vado in fretta perché il tempo passa. Isabella Zanni Rosiello, che è stata nostra amatissima dirigente dell'Archivio di Stato, dirigente, diciamo, ministeriale, e che ha scritto cose mirabili sugli archivi, parla a proposito, diciamo, dei documenti, e, come dire, in questo caso di documenti unitari e specifici, di schegge della storia. E quindi cosa fa Barbara Ghelfi? Le prende queste schegge, sono già semi-organizzate però, quindi parte, diciamo così, un po' avvantaggiata, naturalmente. Perché? Perché si fonda tutta la ricostruzione di questa quadreria mirabile. Lo so che siete molto interessati a sapere che cosa c'era poi in quella quadreria, ma non spetta a me a dirlo, però questo, ecco, sono questi quinterni che vengono fatti, siamo nel 72, mi sembra, dico bene, 1772, vengono fatti compilare da Filippo, e saranno poi la traccia per un catalogo, diciamo, più enucleato, addirittura in forma di abecedario, quindi, come dire, con dei criteri critici, criteri attributivi, quindi non solo tassonomici ed elencativi, ma questi quinterni sono eccezionali perché ci danno la descrizione, diciamo così, di quello che era essenzialmente la quadreria del Palazzo di Strada Maggiore, perché naturalmente i numeri lì sono numeri altissimi anche in riferimento alle altre quadrerie bolognesi, ma non sono esaustivi perché ci sono anche gli altri palazzi periferici, insomma. Quindi, in qualche modo, che cosa fa Barbara Ghelfi? Sempre parafrasando Isabella Zanni Rosiello, e vorrei parafrasare anche Borges, perché anche Borges parla degli archivi, quindi ti innalzo a questo punto. Parlano di documenti come di masse dormienti che attendono di essere interpretati e svegliati. E questo libro è questo, sostanzialmente. Ed è un bellissimo risveglio, non c'è alcun dubbio che sia così. È un risveglio che ci dà una difficile dire fotografia, perché la fotografia già impone delle immagini ferme, qui di fermo non c'è niente, perché questo è uno strumento di lavoro e questo è un altro segno di virtù. Scrivere degli strumenti di lavoro significa andare in profondità nelle fonti, ma nello stesso tempo mettersi umilmente al servizio di chi dopo dovrà studiare e perfezionare ancora altre cose. Ecco perché ho parlato di un libro virtuoso. Io adesso mi vorrei fermare qui e lasciare la parola a Daniele Benati, e poi eventualmente, se ci sono delle domande, rispondo. Grazie. Buonasera anche da parte mia, è molto bello trovarci insieme in presenza a celebrare un libro così importante che Barbara Ghelfi ci mette tra le mani. Alcuni dei motivi di interesse li ha raccontati Adrian Cabentini molto bene. Questo lavorare sugli archivi, quanto sia proficuo e quanto sia importante ai fini della ricostruzione di queste raccolte che si integrano, si smembrano, si raggruppano, si perdono, si ritrovano attraverso mille canali. Io avrei voluto proiettarvi un PowerPoint, come si dice adesso, di immagini che avevo preparato per l'occasione, poi me lo sono dimenticato a casa, quindi questo segno va a indicazione ovviamente del mio progressivo rimbambimento. Di conseguenza mi gioverò delle immagini che aveva provvidenzialmente preparato già Barbara, in vista di, forse sapendo che mi sarei dimenticato la mia chiavetta.
Perché questo libro è interessante? Insomma, dal nostro punto di vista di storici dell'arte, effettivamente qui siamo su un piano, certo Iadras ha delineato tanti aspetti, però la storia del gusto, insomma, quella che emerge, no? La storia di questo collezionismo che certo è funzionale all'immagine che certi personaggi vogliono dare di sé, l'aristocrazia che si rispecchia nella propria collezione, l'importanza della quadreria, l'importanza di una quadreria di qualità. Tutti i personaggi protagonisti di questo libro manifestano questa piena consapevolezza. La novità, l'ha già detto Ventini, è la figura di Marcantonio, che da questo punto di vista non era stata particolarmente individuata, nel senso che si sapeva essere un personaggio molto avventuroso, ma non avevamo ancora finora messo bene a fuoco che la raccolta, la messa a punto della raccolta spetta sostanzialmente a lui. Tutti i documenti, in realtà, la maggior parte dei documenti sono redatti sotto la direzione di Filippo, che è il figlio, ma in realtà sono documenti che registrano una raccolta già avviata dal padre e già instradata dal padre secondo una direzione che poi Filippo si incaricherà di mantenere. E dunque emerge una personalità molto interessante di imprenditore, capace di avviare attività anche pericolose, personaggio che a un certo punto organizza, e c'è da rimanere sbigottiti anche, organizza questo eccidio al mulino di Molinella, dove manda dei sicari, non si è mai capito insomma perché, ma insomma dopodiché si tratta di ottenere dal Papa il perdono, e lui si reca a Vienna perché l'imperatore impetri appunto il perdono nei suoi confronti, cosa che viene fatta, ma poi c'è il problema in realtà di continuare a pagare questi sicari che evidentemente reclamavano il loro premio. Insomma, tante occasioni per cui effettivamente Marcantonio, rispetto a Filippo, che così come ha detto Iadre, così più un sognatore, un arcade, compone poesie, viaggia, eccetera, è sempre stato considerato un po' l'uomo d'azione della famiglia, un imprenditore molto solido che si lancia in queste avventure e anche un po' spericolate. Benedetto XIV, Papa Lambertini, su di lui ha un giudizio abbastanza sferzante, dice a un certo punto in una lettera Papa Benedetto XIV, il mestiere da esso intrapreso è proprio di lui, essendo proprio di chi ha poco del suo, o per non averne mai molto avuto, o per aver spregiato l'avuto. Cioè, il mestiere che fa, cioè lavorare praticamente, fare l'imprenditore, darsi a queste attività, la costituzione di una cartiera, altre attività di questo tipo, sono proprie di chi a poco del suo, perché o l'ha sprecato o non ha saputo, e quindi non ha saputo mantenere quello che gli era arrivato dalle generazioni precedenti, oppure non ne ha mai avuto molto. Un giudizio sferzante che però non impedisce che lo stesso Papa poi proclami nel 1749 Marcantonio cameriere segreto di cappa e spada, come si diceva allora, quindi una carica importante. Poi da tutte queste situazioni incresciose Marcantonio esce felicemente grazie all'arrivo di eredità importanti, la stessa quadreria di famiglia ereditata dal padre Astorre si arricchisce di quadri che arrivano da altre famiglie affiliate, quindi dai Lanci in particolare, mi sembra che da qualche parte anche qui ci sia, questo era un quadro commissionato da Marcantonio il Vecchio, insomma direttamente dal Guercino, ma scusate come va? Dunque, aspetta, questo? Sì, attraverso la collezione Lanci, cioè della nonna,
arrivano a Marcantonio alcuni quadri molto importanti, come questa pala che adesso si trova all'Ermitage di San Pietroburgo. Scusate, vado avanti perché non è il mio appunto la sequenza. Ecco il famoso quadro di Dosso, Giovanni Lutero di Til Dosso, che è stato recuperato di recente al museo di Mumbai. Altri quadri che appunto entrano nella collezione, e poi lui stesso comincia a collezionare. Ecco, qui succede una cosa molto interessante, appunto a proposito di quell'elemento sul quale anche Haskell insiste, il gusto. In una città come Bologna, che è una città piuttosto autarchica, no, per quello che riguarda le vicende dell'arte, grande centro di produzione artistica, se noi giriamo le chiese bolognesi troviamo esclusivamente quadri bolognesi, si possono contare sulla punta delle dita le eccezioni a questa regola. Così anche questo principio valeva anche per le quadrerie nobiliari, quelle dei quali parlano i vari viaggiatori che vengono a Bologna, sono quadrerie basate sui Carracci, Guido Reni, il Guercino, eccetera. In un momento in cui evidentemente tutto questo comincia a scarseggiare, Marcantonio Ercolani ha la singolare lungimiranza di rivolgersi a mercati paralleli in Romagna, Modena, recuperando tutta una serie di dipinti di scuole, come le chiamiamo noi, scuole artistiche periferiche, che proprio grazie al suo collezionismo, grazie alla sua attività collezionistica, verranno poi studiate e rimesse in auge, nel senso che all'inizio dell'Ottocento lo stesso abate Luigi Lanzi, che mira a ricostruire la storia pittorica dell'Italia, deve dire che per studiare la scuola romagnola bisogna visitare la collezione Ercolani, grazie a questi acquisti che in modo abbastanza spregiudicato, mi sembra che sia passato, ecco sì, questo straordinario Zaganelli che adesso si trova a Dublino, ma anche sì, Innocenzo da Imola viene da Faenza, i Bertucci ovviamente, e questo Palmezzano che è finito a Monaco, tutti quadri di maestri che si potevano studiare dentro la collezione Ercolani grazie alle acquisizioni perpetrate da Marcantonio e poi portate avanti sempre nella stessa direzione da Filippo. Questa è la grande novità, perché in genere si pensava che la collezione Ercolani fosse sostanzialmente stata messa insieme da Filippo. In realtà è già il padre che l'ha imposta in questo modo. E devo dire che in proposito, ma sarà perché è una delle mie letture preferite, mi veniva in mente quel racconto che forse conoscete di Edith Wharton, no? la scrittrice dell'Età dell'Innocenza. Edith Wharton nel 1924 pubblica un libro, una raccolta di novelle, vecchia New York, all'interno della quale ce n'è una che mi è sempre sembrata molto importante, a lezione ne parlo sempre, Falsa partenza, si intitola, e parla di questo giovane rampollo della New York bene, che va all'inizio del Novecento, negli anni 40 in realtà dell'Ottocento, va in Italia, va in Europa, anche con il compito che era affidato a questi giovani che dagli Stati Uniti visitavano l'Europa, cioè comprare quadri. E quando questo giovane torna a New York, dopo un po' arrivano le casse dei quadri che lui ha comperato in Europa, no? E tutti si aspettano di vedere dei Guido Reni, dei Carlo Dolci, tutta quella pittura che andava di moda a New York in quegli anni e per la quale ci si spostava appunto in Europa a procurarsela. E invece dalle casse che questo giovane collezionista
comunista ha portato dall'Europa, saltano fuori dei quadri, come si diceva allora, primitivi, cioè del 3, del 400, perché appunto in Europa questo ragazzo aveva conosciuto John Ruskin e quindi era stato avviato al gusto che chiamiamo appunto dei primitivi, di queste scuole pittoriche antiche, tutti scandalizzati, ma che brutti quadri, e poi dopo in realtà lui apre un museo e ci racconta la Wharton in questa novella, poi ha un grande successo in realtà questa raccolta. Sappiamo la fortuna che i primitivi, la pittura dei cosiddetti primitivi italiani, avrà negli Stati Uniti per opera di grandi studiosi come Berenson, di grandi mercanti come Contini, Bonacossi, eccetera. Ecco, il racconto di Edith Wharton mi veniva in mente perché nella situazione bolognese della metà del Settecento si verifica qualcosa di questo tipo, e questo Marcantonio Ercolani, che invece di procurarsi dei guidorini, sì, dei guidorini ce li ha perché gli arrivano dalla collezione di famiglia, ma va appunto in Romagna, compra delle grandi pale di palmezzano, di appunto di Bertucci, di Innocenzo da Imola, di artisti dei quali non si sapeva nulla in realtà. Ecco, come sarà stato guardato? Che cosa? Questo un po' viene da chiederselo. In realtà poi l'allestimento che con l'aiuto del figlio Filippo gli fa nel palazzo di Strada Maggiore è dei più prestigiosi, e soprattutto anche in quel caso poi succede una cosa molto interessante, cioè sono gli storici dell'arte che dicono: per studiare queste scuole bisogna conoscere la collezione Ercolani, cioè non sono gli storici dell'arte che scoprono la scuola romagnola, ma prima di loro questo Ercolani, questo Marcantonio Ercolani, aveva comperato, forse perché costavano meno ovviamente rispetto a un Guercino o a un Guidorini, ma aveva comperato questi quadri che effettivamente permettono di dispiegare nelle sale del suo palazzo una vicenda parallela a quella bolognese, cioè la scuola romagnola, ma ci sono anche quadri del modenese Bianchi Ferrari, ci sono quadri che avevo messo in questa mia sequenza di immagini che purtroppo ho lasciato a casa. Dunque una vicenda molto interessante che parte con Marcantonio e che Filippo si incarica di valorizzare attraverso mirate azioni di catalogazione. Sappiamo che in questa attività gli sono vicini personaggi molto importanti: Luigi Crespi, l'abate Branchetta. Sì, certo, gli inventari sono redatti da Filippo, ma in gran parte i quadri sono stati comperati da Marcantonio e lui se li trova già in casa, e nei confronti di questi quadri manifesta un grande compiacimento. Ci sono le lettere di quando il figlio Filippo va appunto a visitare le raccolte romane e parla: bisogna pensare anche ai nostri quadri, come sistemarli, perché qui a Roma ho visto che appunto ormai le quadrerie sono tutte mezze smantellate, invece bisogna conservarli bene, eccetera, eccetera, cosa che farà appunto riorganizzando nel palazzo di Strada Maggiore tutta una disposizione innovativa sulla quale Barbara ha indagato. Ma da Barbara poi ci aspettiamo in realtà anche un lavoro proprio su Filippo, più a tutto tondo sulle vicende collezionistiche di Filippo, cioè lei stessa lo promette in questo libro. È chiaro che le varie personalità di casa Ercolani hanno dato luogo a vicende che vanno analizzate, contestualizzate e capite. L'aspetto che appunto a me sembrava più interessante, insomma, che mi ha stupito, come nella Bologna di 1700, alla metà del XVIII secolo, appunto quando si scrive la storia dell'Accademia Clementina, si continua a lavorare sui grandi pittori celebrati dalla Felsina pittrice, ecco che invece un collezionista
spregiudicato anche in questo campo si rivolga ad altre scuole e mette insieme una raccolta che poi purtroppo è stata dispersa, per cui tutti i quadri si trovano da altre adesso in vari musei d'Europa e d'America. Vi volevo far vedere, e continuo ad andare avanti un po' vagamente qua, scusate, non mi ci recapetto, ma adesso ce la farò. Sì, questo dipinto qui a destra di Giulio Avezzuti, detto il Ponteghino, che Marcantonio compra come opera niente meno che di Vasari, viene da Faenza, ecco, in questo mio mi ero scritto anche tutte le provenienze, qua non sono scritte, viene da Faenza. Filippo si accorge in realtà che per la marca del topolino e del ramoscello di miglio il quadro è in realtà di questo Ponteghino è Pontgen in bolognese, no? Topolino, e lui si firma con un topolino. Qui devo dire che l'amico, il collaboratore molto, molto bravo, insomma, di Barbara, Pasquale Stenta, che ha redatto un commentario molto accurato qua, perché diciamo così il libro si divide in due parti, no? Barbara Gelfi racconta queste vicende e poi Pasquale Stenta trascrive questi quinterni redatti nel 1772 e li commenta cercando di ricostruire il più possibile dove sono finiti questi quadri. A un certo punto Pasquale si imbatte in questo modo di dire che insomma Pasquale è napoletano, quindi evidentemente il dialetto bolognese non è nelle sue corde. Fantaguzzi scrive a un certo punto, si concede questa battuta, fa meglio il Ponteghini, cioè in bolognese fa meglio il Pontgen, cioè mei in realtà non è come lo interpreta Pasquale, cioè un artista di nicchia che però va apprezzato e rivalutato, no? Qui c'è un gioco di parole tra miglio, meglio e Ponteghino, che è il topolino che appunto serve a qualificare l'attività di quest'artista. Questo quadro, devo dire, lo ritrovai, me ne accorsi io, insomma, passava con un'attribuzione del tutto, boh, insomma non mi ricordo a chi fosse attribuito, una ventina d'anni fa quando passò in asta, ed è firmato con il topolino, così come il quadro che adesso si trova nei musei di San Domenico a Forlì, appunto opera di Giulio Avezzuti, detto il Ponteghino, quadro che era nella collezione Ercolani e dunque a testimonianza di un'attenzione, ma vogliamo dire che premiava la qualità, che premiava effettivamente la, al di là del nome, la bellezza di questi dipinti. Sicuramente anche questo possiamo dire, cioè siamo di fronte a un collezionista che sa muoversi non dentro binari scontati, sa andare a cercare le cose che gli vengono segnalate, ovviamente non è che andasse lui di persona in giro per le chiese romagnole dove si sapeva che vendevano, ahimè, le pale d'altare, ma le compra perché evidentemente si rende conto che sono bei quadri, non erano ancora stati di pittori che non erano stati ancora valorizzati dagli studi, che lo saranno in seguito grazie appunto alla presenza nella sua collezione di questi dipinti. Ma non voglio mica rubare altro tempo all'amica Raffaella Morselli, che sicuramente dirà delle cose più intelligenti di quelle che ho detto io. Grazie. Grazie a tutti, sono molto contenta di essere a Bologna oggi in ritorno a casa e vedo tante amiche e amici che mi sono venuti a salutare e a festeggiare questo bel libro con Barbara Gelfi. Come diceva, si accennava prima, i miei studi sul collezionismo bolognese sono ormai datati da tanti anni, non voglio dire quanti, ma tanti, del mio
dalla mia tesi di dottorato, poi trasformati in un libro, ma in realtà il collezionismo a Bologna e gli studi del meccanismo di questo, delle tipologie, dei documenti, di come si forma attraverso il collezionismo anche il mercato e viceversa, è un argomento che non mi abbandona e che via via diventa sempre più ricco di domande, perché man mano che acquisiamo conoscenza ovviamente mettiamo assieme dei modelli che sono sempre diversi. Ecco, il libro di Barbara Gelfi, che conosco molto bene fin dal nascere, perché assieme a mia, ho avuto il privilegio di vedere i documenti che lei via via trovava, ecco, per me è veramente un modello tipologico fondamentale, perché di tutti gli inventari che ho visto, delle collezioni che ho studiato, soprattutto del 600, ma assieme a quelle di che via via Olivier Bonfè studiava assieme a me negli anni proprio dei nostri due dottorati di ricerca, che erano praticamente congiunti, e diciamo che questo è il sogno di ogni studioso che si occupi di storia del collezionismo, perché i documenti che Barbara Gelfi mette assieme sono tutto quello che possiamo immaginare si possa avere per ricostruire una collezione. Questo è veramente un caso, trovo, straordinario. Barbara Gelfi lavora presso l'archivio privato degli Ercolani e interseca diverse ricerche, diverse piste anche con l'archivio Marescalchi, sempre di Bologna, l'archivio di Stato e ovviamente qua la biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, che ha moltissime altre carte Ercolani. Ecco, questo lavoro si intreccia, si sedimenta e si va via via che Barbara lavora a configurare come una ricerca perfetta, cioè tutto quello che noi vorremmo sapere su come si è formata una collezione, perché di questa collezione abbiamo il committente, abbiamo il originario, abbiamo il figlio che ha degli altri orientamenti, abbiamo gli inserimenti ereditari, abbiamo il palazzo, abbiamo le lettere con tutti i meccanismi del mercato che si muovono sia su Bologna che, abbiamo visto, Barbara l'ha spiegato molto bene, su tutta Europa, in Romagna in particolar modo, come ha dimostrato Daniele Benati, ma è una formula pressoché perfetta. L'altra parte che mi interessa molto sottolineare qui è che Barbara lavora anche con una sequenza di documenti fortunatissimi, perché ha una mappa sotto gli occhi, e che è una mappa planimetrica del 1718, e che interseca con questo documento di cui parlava Daniele prima, cioè questi quinterni che descrivono la collezione. Quindi lei sovrappone i quinterni a una mappa che certamente non corrisponde più alla fine del Settecento perfettamente, al 1718, che è l'anno della mappa, ma certamente la aiuta a muoversi all'interno del palazzo. Ecco, quindi è in grado di fare un discorso di display, un termine che non mi piace, che adesso tutti utilizzano, ma di allestimento. Lei sa esattamente come vengono allestiti i quadri nel palazzo. E qui sta la novità, perché questo allestimento è un allestimento che è molto dissimile dagli allestimenti seicenteschi e molto dissimile dagli allestimenti di primo Settecento. Qui c'è qualcuno che sta ragionando, e questo è Marcantonio soprattutto, sta ragionando in termini di non di accrochage ma di selezione. Sembrerebbe partire il documento e l'allestimento come sempre al solito, con i ritratti, con le immagini di donne e di uomini, per poi dividere la raccolta in parti più importanti nel piano nobile, poi nelle parti meno importanti nei camerini dove ci sono i paesaggi e altri quadri di genere, quando poi invece scopriamo che all'interno di queste stanze si mescolano queste pale d'altare che Daniele Benati ha fatto vedere. E questa è una novità assoluta, cioè diciamo i primitivi romagnoli si vanno a intersecare con i quadri del tessuto collezionistico della Bologna, questa Bologna autarchica che produce collezione per sé e difficilmente si apre all'esterno se non per i paesaggi fiamminghi. Bene, nella raccolta troviamo
certamente il primo Seicento, ma anche la seconda parte del Seicento, perché c'è tutto, c'è Cignani, c'è Burrini, abbiamo tutta questa parte della seconda metà del Seicento e dei primi anni del Settecento. Quindi in qualche modo c'è questo gusto anche per delle acquisizioni contemporanee. E dentro questi doppio filone di primo Sei e di secondo Seicento e di primo Settecento ci sono le pale d'altare romagnole. Quindi è un modello che ci stupisce che non avevamo mai trovato nelle altre collezioni, per quanto ne sappiamo, perché nessun studio di collezionismo bolognese del Settecento ci mostra uno squadernamento così preciso, così dettagliato, così motivato come questo della collezione Ercolani. È un caso di grande ricerca e di grande metodologia, perché tenere a bada fonti di così diversa natura è difficile mettere assieme quinterni e quindi descrizioni inventariali con mappe, ma è difficile mettere assieme tutte queste lettere di chi è sguinzagliato sul mercato e che continua a scrivere a Bologna: ho visto quel quadro, ho visto quell'altro. Quadri che non sono, intanto non sono riconoscibilissimi a Bologna, quindi c'è anche una grande avventura collezionistica di chi decide di acquistare dei quadri che forse non sono così riconosciuti in città, forse non sono quelle cartine di tornasole che faranno sì che la raccolta diventi un punto di riferimento per la Land, per esempio, cioè per quei viaggiatori stranieri che vengono lì perché c'è quel quadro, perché c'è la pala Angelelli, perché c'è questo quadro che racconta Malvasia, che raccontano le fonti. Eppure Marcantonio Ercolani si fida del gusto di cui abbiamo già parlato, di questo maestro di casa che è Gregorio Pagani, che sguinzaglia tra la Romagna e le Marche. Come fa Gregorio Pagani? Sappiamo tutto, perché Barbara ha trovato tutte queste lettere, scrive in continuazione a Bologna e dice va in un posto, va a Forlì, va a Faenza, va a Bagnacavallo, si prende informazioni, si muove sul territorio, parla con i prelati, entra dentro i monasteri, ha denaro contante, quindi in quel momento un piccolo monastero che faceva fatica a sopravvivere, arriva qualcuno da Bologna, quindi dalla città ricca, con del denaro contante e gli vende la pala d'altare. Queste pale a volte, lo dicono nelle lettere, non sono in perfette condizioni, qualcuna è bucata, qualcuna è mangiata, qualcuna ha un taglio, però lui le compra ugualmente, e questi quadri arrivano a Bologna e si inseriscono in una collezione di questo tipo. Questo è veramente un evento su cui bisogna ragionare, cioè questo collezionista che Iadra ha descritto così bene, sono un po' avventuriero, un po' di cappa e spada, un po' guascone, insomma, però è guascone nella vita come lo è anche nell'essere un impresario che intraprende veramente una scommessa, che è una scommessa collezionistica in questo momento, perché lui va a formare una vicenda, un allestimento che rompe con la tradizione. Ed ecco che allora le pale d'altare compaiono tra i quadri di Elisabetta Sirani, Bagnacavallo compare tra Elisabetta Sirani e Guido Reni, compare nelle stanze sopra, come compare nelle stanze sotto, compare nei piani nobili. Insomma, provate a immaginare anche chi si muoveva all'interno di queste stanze, anche un viaggiatore o un conoscitore che si muove nelle stanze di questo palazzo, e così come fa Barbara si muove all'interno di questa pianta del 1718, che si trova di fronte a delle provocazioni. Queste bellissime pitture che vi ha fatto vedere Daniele Benati si incrociano in stanze piccole, pale d'altare grandi, stanze piccole, ritratti con pale d'altare. Insomma, è veramente qualcosa di modernissimo in questo momento a Bologna, ed è assolutamente inedito, assolutamente inedito.
C'è poi la storia di Gregorio Pagani che io trovo strepitosa, perché difficilmente abbiamo una sequenza di lettere così scadenzate come Gregorio Pagani, come quelle di Gregorio Pagani, che si muove sul territorio come un rabdomante cercando di aprire le orecchie e gli occhi per cercare quello che si può acquistare a buon prezzo. Perché poi anche quello, vero Barbara, che loro fanno, cioè loro cercano di fare degli affari. Quindi più è grande e meno costa e più loro lo comprano, perché investono in una tipologia di pittura che al momento non è amata in città oppure non è conosciuta e loro la importano. Questo è un investimento in termini di profitto enorme, perché fanno una grande scommessa, ed è questa la grande novità di una collezione Ercolani: antico, moderno, contemporaneo, ma anche eccentrico, perché loro vanno all'esterno. Certo, non vanno a comprare quadri in Slovacchia, però acquistano nella Romagna, acquistano peraltro pale d'altare per delle chiese, per delle piccole cappelle, per dei monasteri. Quindi questo Gregorio Pagani è veramente un factotum, ha un occhio particolare, ma è come teleguidato da Marcantonio Ercolani. Quando subentrerà Filippo, sarà messo in pensione, diciamo così, in pensione, no? Filippo si utilizzerà tutta una serie di intendenti, conoscitori che sono più alla moda, no? Più sul mercato, più che fanno salotto, e quindi cambierà la struttura della collezione, cambia, e infatti il palazzo ha bisogno di una ristrutturazione. Perché Marcantonio ha accumulato così tanti quadri che non sapeva più dove metterli. Barbara racconta, scrive, che lo trova nei documenti, che ce li hanno anche nelle stalle. I quadri ce li hanno nelle stalle perché ce ne sono talmente tanti in casa che non ha più spazio. Quindi questo mischiare antico e moderno diventa poi anche un'esigenza di occupare tutti gli spazi della casa. E avere quadri nelle stalle, la prima volta che troviamo, perlomeno su Bologna, occupare avere così tanta necessità di spazio per gli investimenti artistici da utilizzare anche dei depositi, quali sono dei depositi esterni, non interni alle case. Allora provate a immaginare, insomma, queste pale d'altare che magari non stavano dritte ma che venivano infilate dentro lateralmente, magari piegate, in attesa di una, chissà, di una nuova distribuzione, ma forse anche con un intento, e questo Gelfi lo scrive, forse con un intento diverso, forse c'era una volontà di orientare anche il mercato e in qualche modo poi rivendere, questo è un investimento di imprenditoria che porta poi a ampliare il mercato. È chiaro che con il figlio Filippo le cose cambiano, vi dicevo, Gregorio Pagani va in pensione, viene messo così a riposo, e ci saranno questi nuovi intendenti molto più sofisticati, molto più chic, molto più alla moda, molto più eruditi e meno d'assalto, e quindi anche cambia completamente la metodologia di approccio verso il mercato. Bene, i documenti che Barbara trova sono documenti sensazionali, perché ci permettono di leggere questa collezione non soltanto attraverso l'acquisizione, l'allestimento, ci conducono nella formazione, come dice Daniele, di un gusto, ma invece ci permettono di capire come l'investimento artistico possa diventare un affare, possa diventare un investimento, possa diventare un lavoro da imprenditore che possa anche in qualche modo poi afforzare il mercato e dare una nuova indirizzo al mercato. Ecco, questa è la novità, a mio avviso, più, non dico più importante, ma certamente quella che sorprende di più all'interno della lettura di questo libro, dove sapientemente Barbara Gelfi mette assieme documenti tipologicamente differenti.
non seguiamo solo degli inventari, seguiamo carteggi, seguiamo lettere, seguiamo quinternis, seguiamo mappe, e quindi è veramente una tipologia, dicevo prima, inedita, perché per questa collezione Ercolani abbiamo pressoché tutto. Certo, molti quadri non si identificano più, molti quadri non sono più, sono andati dispersi, forse qualcuno si potrà ancora identificare, come appunto come faceva vedere Daniele prima, nelle aste qualcosa salterà fuori, qualcosa si potrà riidentificare, ma certamente la straordinarietà di questo materiale è proprio questa enorme tipologia a ventaglio che ci permette di ricostruire quasi in toto una collezione. È un po' il sogno di tutti noi che facciamo questi studi di collezionismo e di mercato, ritrovare queste, come aprire delle scatole magiche, magical boxes, e trovare le risposte che cerchiamo, ma anche le domande, perché più che le risposte ci interessano anche le domande. Questo libro infatti apre moltissime altre domande, proprio su come ci muoviamo noi nel campo della storia del collezionismo, perché ormai siamo come su dei binari. Ecco, la storia del collezionismo non è questa, non è riconoscere il quadro per poi inserirlo dentro la collezione, non è assolutamente questa. Mercato e collezionismo sono due tipologie di studi che sono assolutamente intersecate tra di loro, non si può pensare di dividerle, non sono una cosa diversa. Ma mi voglio allargare ancora. Mercato e collezionismo sono la storia della società, ed è la storia della società bolognese del Settecento, in questo caso della seconda metà del Settecento, che è una storia fatta di una città che si è aperta agli stranieri, perché molti, non sono solo i viaggiatori, sono uno studio sempre più grande, c'è l'Accademia delle Scienze, c'è una città che diventa una città che non può più permettersi di vivere soltanto nella autarchia della creazione, produzione e collezionismo, ma è una città che vende, che compra, che produce e che ha a che fare con un mondo molto molto più variegato rispetto al secolo precedente. Quanto? Ecco, allora, uno studio sistematico sulla storia del collezionismo e del mercato del Settecento a Bologna non è mai stata tentata. Ci sono degli studi singoli, ci sono delle quadrerie che sono state studiate, dei personaggi, abbiamo tanti studi belli. Iadra prima citava lo studio della collezione Zambeccari, per esempio, di Andrea Emiliani, di Cammarota. Ecco, ma sono tutti studi come compartimenti stagni, e invece forse è giunto il momento di aprirci a uno studio non solo sistematico ma anche trasversale, perché mettere a confronto le tipologie di collezioni e le tipologie dei collezionisti e le tipologie dei mercanti e degli intendenti e dei conoscitori e degli appassionati e dei collezionisti e dei corrispondenti ci aiuta a ricostruire una microstoria che è la storia della società, degli artisti e dei mecenati e degli acquirenti della Bologna del Settecento. Grazie. Allora, mi prendo la parola da sola. E mi alzo in piedi perché così vi vedo tutti. Sono un po' emozionata e mi perdonerete se magari se adesso non uso le parole giuste, non mi sono neanche preparata un discorso, a dire la verità. Quindi, perché il mio scopo, il mio obiettivo è quello di ringraziare, insomma, è doveroso che io ringrazi per questo libro, che per questo studio che ho potuto fare. E come ha detto poco fa Raffaella, ho avuto la fortuna di lavorare sui documenti giusti. Avevo a disposizione i documenti giusti, non solo gli inventari,
che in parte erano già noti perché sono stati pubblicati da Giovanna Perini Foresani e da Ilaria Bianchi, per esempio, che hanno dedicato molto, hanno diciamo realizzato degli studi importanti sulla quadreria Ercolani. Quindi io avevo in qualche modo già a disposizione degli inventari significativi su cui lavorare, però c'erano anche, ci sono nell'archivio Ercolani le lettere, i carteggi, come avrete capito da, appunto, da quello che è stato detto fino a questo momento, carteggi davvero importanti, perché ci raccontano come questa collezione è stata messa insieme, in che modo, dove sono stati trovati i quadri, a che prezzo. Quindi abbiamo tante bellissime informazioni, come appunto ha appena detto Raffaella, e poi ho potuto lavorare sui libri mastri, ho potuto lavorare su altre tipologie di documenti, quindi avevo tra le mani un archivio praticamente intatto e straordinario. E dunque avevo i documenti giusti, ma ho avuto anche la famiglia giusta, nel senso che Alessandro e Claudia Ercolani mi hanno sempre accolto con gioia, entusiasmo, affetto, e devo dire che sono stati davvero straordinari, che senza di loro questo lavoro non ci sarebbe mai stato, perché la loro disponibilità davvero è qualcosa che di raro, non mi è mai capitato. Io sono una che studia le collezioni, insomma ne ho studiate altre e da molti anni, per cui veramente ho potuto contare su di loro, mi sono stati vicini, mi hanno sempre incoraggiato. E pensate che io sono entrata nell'archivio Ercolani la prima volta 20 anni fa, sembra ieri, come passa il tempo quando ci si diverte. E quindi no, insomma, grazie, perché insomma senza di voi non ce l'avrei mai fatta, naturalmente, senza la possibilità di poter controllare anche 10 volte lo stesso documento, ecco. Poi ringrazio Raffaella Morselli, Adranca Bentini e Daniele Benati per questa bellissima presentazione e le mie amiche, colleghe, Elena Fumagalli, Linda Borean, Anna Maria Ambrosini Massari, che hanno letto il mio testo, che mi hanno dato dei consigli, che mi hanno aiutato. Cioè non sono stata mai sola, ecco, non mi sono mai sentita sola, e non volevo esserlo, volevo confrontarmi perché mi sembrava importante, perché appunto grazie anche alla loro esperienza, insomma, questo libro è riuscito bene, credo, o perlomeno io ci ho messo tutto l'impegno possibile. Ringrazio anche la direttrice dell'Archiginnasio che ci ha ospitato questa sera. Ringrazio naturalmente Pasquale Stenta, dottorando di ricerca all'Università di Bologna, che lavora con me e che mi ha naturalmente aiutato a realizzare questo volume, ha trascritto e commentato i quinterni, questi quinterni di cui si è parlato, che non sono altro che inventari divisi in fascicoli dei quadri conservati nel Palazzo di Strada Maggiore, che erano oltre 1 migliaio, pensate, quindi la sorpresa anche di recuperare un patrimonio così ampio, no? E così importante, perché Marcantonio Ercolani, che mi ha fatto compagnia per tutti questi anni, ha messo insieme qualcosa come 2000 dipinti divisi tra il Palazzo di Strada Maggiore e le residenze fuori città. Sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa e qualcuno. In ogni caso ci sono i ringraziamenti nel libro, i nomi di tutti quelli che appunto mi hanno aiutato e mi sono stati vicini. Vi ringrazio molto per essere qui questa sera e vi saluto con grande microfono. grazie a tutti.
Sì, scusate, non ho ringraziato Bologna University Press e il mio editor Andrea, che è stato fantastico e che ha discusso a lungo con me il testo, integrazioni, correzioni, nomi dei pittori, nomi dimenticati, nomi insomma sbagliati, insomma tutto quello che porta alla realizzazione di un libro. Quindi grazie anche a loro, grazie a lui, grazie a tutti. Grazie.